gli ho chiesto se confermava, diciamo, la sua identità, ha detto che cioè, lei lo sa chi sono io, e poi ce l'ha detto anche esplicitamente: sono Matteo Messina Denaro. Il suo stato d'animo in quel momento? È il nostro stato d'animo, è una cosa complessa da raccontare, è troppo complessa da raccontare. Per noi oggi è stata la prima volta che abbiamo visto il latitante, quindi ci siamo dovuti organizzare in maniera massiccia proprio per cercare di superare questo, diciamo, questo gap che avevamo nei confronti, diciamo, del ricercato. Lo abbiamo trovato grazie alla maglia di cinturazione che era stata predisposta, lo abbiamo trovato in una stradina laterale che si trova proprio nelle immediate vicinanze rispetto alla struttura sanitaria, che viene percorsa per raggiungere un parcheggio che poi i dipendenti utilizzano per arrivare all'interno, appunto, della clinica. I militari che si trovavano in quell'area hanno avuto la possibilità di riconoscerlo, perché devo dire che effettivamente, guardandolo in viso, era facilmente riconoscibile. Quindi, una volta che lo hanno riconosciuto, hanno proceduto immediatamente al fermo suo e del suo complice, e poi è arrivato tutto il dispositivo e abbiamo fatto tutto quello che doveva essere fatto. Posso assicurare che lui non ha capito nulla del fatto che eravamo presenti all'interno della struttura, che lui era uscito solo per un momento, probabilmente per fare qualcosa, insomma, non so, si possono fare delle ipotesi, però siamo sicuri del fatto che lui non lo ha capito. Lui probabilmente ha capito che era in corso un intervento quando successivamente ha notato all'esterno la presenza massiccia, la nostra presenza massiccia. Allora ha pensato di allontanarsi seguendo un percorso, ma tutto era chiuso, quindi, insomma, il personale che era lì lo ha riconosciuto e lo ha fermato, e quindi, insomma, poi abbiamo fatto tutto. Come è possibile che non sia stato riconosciuto? Noi abbiamo lavorato e abbiamo vissuto con un solo pensiero, con una sola idea e un solo obiettivo da raggiungere. Quindi, insomma, per noi diventa facile. Per una persona che conduce una vita normale, un professionista, insomma, se poi magari si presenta qualcuno che ha un documento, che è un documento che, come è stato spiegato, insomma, sembra anche un documento, insomma, valido, sembra un documento valido, insomma, secondo me, insomma, poteva anche passare. Matteo Messina Denaro oggi come sta? Ma allora, guardate, ha delle gravi patologie, sta ricevendo delle cure. Lui oggi si era presentato lì perché doveva fare un ciclo chemioterapico, quindi, insomma, sicuramente le sue condizioni di salute non sono buone.